Buongiorno a tutti. Diciamo che questa lunga lista di riconoscimenti dice anche che ho una bella età, purtroppo non sono più proprio una ragazzina. Comunque, amo molto cominciare a parlarvi del nostro lavoro mostrandovi questa immagine. E qualcuno di voi che era già seduta sa di chi è, ma credo che sia anche facile riconoscere il tipo di scrittura. Questo che ha fatto questo bellissimo disegno che fa parte dei cosiddetti codici atlantici è Leonardo da Vinci. E perché ve la mostro? Perché Leonardo, come sapete, era interessatissimo all'anatomia, alla comprensione di come il corpo umano non solo era costruito, ma anche come funzionava. E quindi nottetempo il nostro Leonardo andava e cercava di fare autopsie, che a quel tempo non erano ben viste dalla Chiesa, quindi si rischiava molto, proprio per cercare di capire come il nostro corpo funzionava. E quindi questo disegno riproduce come Leonardo vedeva il nostro sistema vascolare e mi aiuta anche per introdurre l'argomento della mia lezione, diciamo così. Vedete che al centro c'è il cuore e poi lui ha disegnato questi vasi che sono appunto i vasi in cui scorre il sangue. E lui aveva un'idea molto romantica di come il sistema vascolare si formava, pensava che il cuore fosse come il seme di un albero, e quindi a poco i rami partissero dal cuore e si organizzavano. Invece oggi sappiamo molto di più, ovviamente, perché abbiamo diversi modelli e ovviamente non siamo ancora alla fine del 1400, all'inizio del 1500, e sappiamo che invece il cuore deriva dai vasi e quindi inizialmente le cellule cosiddette endoteliali, di cui vi parlerò un po' durante la mia lezione, sono quelle che si organizzano in tubi e quindi poi si differenziano formando il cuore. Allora, perché chi si occupa dei tumori è interessato ai vasi? Cioè, visto che le cellule tumorali sono di struttura diversa, come mai i vasi sono importanti in questo tipo di patologia? E qui lo vedete in una maniera molto schematica, mi scuso se qualche diapositiva è in inglese, ma sono sicura che lo sapete anche meglio di me. E vedete che il tumore in questo caso è rappresentato come questo aggregato di cellule giallo. Il tumore cresce e inizialmente, questo è un punto importante, inizialmente invecchiando ciascuno di noi può avere dei nuclei di cellule, anzi qui c'è forse un pointer, può avere un nucleo di cellule che riesce a sopravvivere, sono magari cellule cosiddette trasformate, cioè nelle fasi iniziali, diciamo, della formazione del tumore, che possono restare silenti anche per molti anni. Però poi che cosa succede? Succede che se queste cellule tumorali acquisiscono delle cosiddette mutazioni al loro DNA, impazziscono di più e cominciano a crescere senza controllo. Una delle caratteristiche del tumore è proprio quello di essere, quello che noi diciamo, instabili geneticamente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che accumulano mutazioni, non sono in grado di riparare il loro DNA, che vi ricordo è come il cervello della cellula, e quindi cominciano a proliferare in maniera incontrollata e non muoiono, non sono nemmeno controllate a morire come il resto delle cellule del nostro organismo. Quindi a mano che il tumore cresce, ovviamente ha bisogno di ossigeno, ha bisogno di nutrimento. E quindi quello che fa, considerate che il tumore è un'entità incredibilmente malefica, cioè mette in pista tutta una serie di meccanismi estremamente raffinati che gli permettono di crescere, come vedremo, anche di disseminare. E quindi vedete che il tumore cresce e comincia a produrre dei cosiddetti fattori di crescita, che richiamano nuovi vasi dai vasi circostanti. Quindi se all'inizio riusciva più o meno a sopravvivere perché c'era il passaggio di sostanze nutritive dai vasi che erano vicini al tumore, in seguito ha bisogno di crearsi un suo proprio sistema vascolare. Quindi induce la formazione di nuovi vasi che penetrano all'interno del tumore e gli portano quello che gli serve per crescere, cioè ossigeno e nutrimento. E quindi capite che l'idea iniziale di chi si occupa appunto di questo tipo di questo aspetto della proliferazione tumorale, l'idea iniziale era molto semplice: tagliamo i viveri, cioè cerchiamo di capire come questi vasi si formano e proviamo a indurre la regressione in maniera tale che il tumore non riceva più il nutrimento necessario alla sua crescita. Inoltre c'era un altro aspetto fondamentale, e cioè che
I vasi servono al tumore non solo per crescere, ma anche per disseminare. E vorrei qui introdurre un concetto importante, che normalmente non si muore per il tumore primario, ma si muore per le metastasi. Il tumore primario, se viene identificato, spesso in molti casi può essere rimosso. Ma se il tumore primario è già riuscito a mandare le sue cellule figlie in circolo, come vedete in questa immagine, il tumore cresce, dopodiché manda in circolo le sue cellule figlie, che vanno poi a localizzarsi nei diversi organi e lì danno luogo a un nuovo tumore. Quindi molto spesso quello che succede è che si trova il tumore troppo tardi, si riesce magari a esportare, pensate a un tumore della mammella o ad altro, il tumore originario, ma magari questo tumore ha già mandato le sue cellule figlie nel cervello, dove è molto difficile fare arrivare la terapia, o al polmone o in altri organi. Allora il paziente ovviamente continua ad avere grossi problemi, deve essere trattato, non sempre è possibile intervenire con la chirurgia e così via. Quindi la possibilità di inibire la formazione dei vasi del tumore, come mi ripeto qui, non è importante soltanto perché ne induciamo la regressione, ma anche perché impediamo alle cellule figlie del tumore di usare i vasi come delle specie di autostrade per andare in circolo nelle altre zone del nostro organismo. Allora, il punto qui, che cosa fa il ricercatore? Come si studia l'angiogenesi? Come possiamo identificare dei farmaci che tendono a, mi metto anche questo, che portano a una riduzione dei vasi del tumore? E qui c'è un paradigma importante, cioè i ricercatori non sempre, voi dite, questa lavora sui tumori e lavorerà sempre sui tumori, non necessariamente, cioè quello che si è visto è che lo sviluppo del sistema vascolare tumorale ha moltissime similitudini con qualunque condizione di proliferazione tessutale, anche fisiologica. E il caso più semplice da comprendere è quello della gravidanza, cioè è ovvio che a mano che il feto si organizza nella pancia della mamma, ovviamente ci sarà la formazione del sistema vascolare del feto. Quindi in quel caso lì che cosa si è visto? Si è visto che gli stessi fattori di crescita, le stesse, chiamiamoli così, meccanismi molecolari che portavano alla formazione di un nuovo sistema vascolare nel tumore, erano quelli che portano in condizioni normali e fisiologiche, per esempio, all'organizzazione del feto. E tutto questo è stato estremamente, diciamo, istruttivo e importante per identificare delle molecole che si volevano inibire. Quindi vediamo un attimo quali sono i sistemi sperimentali che si possono utilizzare. Io farò di tutto per incoraggiarvi, chi di voi è interessato, a fare ricerca, quindi vi parlerò molto anche della ricerca di base. Quindi vedete che è possibile studiare come i vasi si formano, ad esempio questo è un embrione di topo. I vasi sono stati marcati e vedete come si organizzano in una maniera, questo avete di fronte un organismo estremamente controllato, perfetto come quello di un feto, e quindi i vasi sono regolari, questi si chiamano, ma non è importante ricordarlo, vasi intersomitici, si formano i vasi nella testa e devo dirvi che seguire questo fenomeno è spettacolare, non è bello, è bellissimo, cioè si vede come la natura ha una serie di aspetti di bellezza, almeno per me, incredibile, che continuerà a stupire sempre. Dall'altro lato però, e ve ne parlerò un pochino di più durante questa mia conversazione, si possono usare anche i pesci. In questo caso questo è un pesciolino zebra che è molto utilizzato in ricerca, anche perché si possono evidenziare, innanzitutto perché le larve sono trasparenti. In più, che cosa si è potuto fare? Si è utilizzato un gene che codifica per una proteina chiamata GFP e che è, pensate, una proteina che è stata identificata nelle meduse. Forse voi sapete che le meduse, che spesso vivono in grosse profondità nel mare, emettono dei segnali luminosi. E quindi che cosa si è visto? Guardate, ha vinto il Nobel chi ha fatto questo, perché ha aperto tutta una serie di possibilità nell'imaging e così via. Quindi è stato isolato il gene della medusa
è stato rielaborato e quindi si può introdurre in diversi organismi sperimentali, in questo particolare caso nel pesciolino zebra. Quindi questa è una larva e introducendo questa diciamo, proteina fluorescente e facendola esprimere specificamente nelle cellule dei vasi, vedete che si può seguire l'organizzazione dei vasi. E qui la vedete un pochino più da vicino, in rosso sono i globuli rossi. Voi direte, ma cosa ce ne facciamo noi dei pesci? In realtà immaginate, le larvette vengono prodotte a centinaia, quindi sono utilissimi questi pesciolini proprio perché si possono fare degli screening, cioè si possono utilizzare micro larvette e a cui si aggiungono i farmaci che possono essere degli inibitori dello sviluppo vascolare e quindi si esaminano le larvette per l'attività di inibizione dello sviluppo dei vasi. Qui sotto vedete un altro sistema che è molto usato e che è quello di seguire la vascolarizzazione della retina. In questo caso anche qui si fa nei mammiferi, nei topini e si può vedere anche in questo caso se ci sono dei trattamenti che impediscono lo sviluppo dei vasi. E che cosa abbiamo imparato? E qui vi prometto, non cerco di essere meno noiosa possibile, vi dico soltanto degli aspetti di grosso interesse e quello di cui sto parlando adesso non è tanto nel tumore, ma quello che abbiamo imparato durante, diciamo, nello studio dello sviluppo dei vasi nell'embrione. E abbiamo visto che i vasi partono anche qui da delle cellule staminali, ma sono cellule staminali che, come diciamo in ricerca, sono committed, cioè hanno già deciso di diventare cellule dei vasi. E quali sono le prime cellule che si differenziano? Sono, quindi qui siamo nell'embrione, le cosiddette cellule endoteliali. Questi, quindi vedete, angioblasti o progenitori, cellule staminali del vaso, che cominciano a differenziarsi. Qui siete proprio nelle fasi iniziali dello sviluppo dell'embrione e vedete la bellezza che in questo caso il cuore non batte. Quindi queste cellule hanno insita la capacità di fare tubi, cominciano a organizzarsi in tubi e formano quello che si chiama il plesso vascolare primitivo. Questo plesso al momento non è molto utile all'embrione perché il cuore non batte, quindi non c'è ancora circolo di sangue. Si va avanti, i vari organi cominciano a organizzarsi e i vasi cominciano a penetrare all'interno dell'organo in organizzazione. A questo punto dello sviluppo il cuore batte e quindi questi vasi non resisterebbero alla pressione, ok? Voi sapete che il cuore è come una grossa pompa, quindi comincia a pompare sangue, c'è una forte pressione sulla parete e questi vasi iniziali non sarebbero sufficienti a resistere. E qui c'è un fenomeno bellissimo che si è rivisto anche dopo in patologie, eccetera, che si chiama rimodellamento. E cioè i vasi cominciano ad acquisire delle proprietà particolari delle arterie e delle vene in maniera da resistere a questa pressione del sangue. E che cosa fanno? Qui dovete immaginare che le cellule endoteliali hanno dei sensori del flusso e della pressione. Quindi quando voi prendete il motorino e andate, cosa succede ai vostri capelli, per chi di voi li ha lunghi? Che vanno indietro, perché vedo qualcuno che li ha molto corti, il capello va indietro. Allora, cosa hanno le cellule endoteliali? Hanno dei sensori sulla loro membrana che si muovono, ovviamente seguendo il flusso ematico. Questo movimento trasmette dei segnali alle cellule, le quali cosa fanno? Dicono, qui sono esposto a quello che noi chiamiamo alla corrente del sangue e quindi richiamano delle cellule di sostegno. Okay? E quindi vedete qui che la cellula endoteliale esposta al flusso risponde e produce dei fattori di richiamo per delle cellule di sostegno che si chiamano muscolari lisci o periciti, che arrivano a livello della parete vascolare, abbracciano il vaso e oltretutto ne regolano la dilatazione o la costrizione, in maniera tale da regolare, immaginate proprio di avere un tubo che si chiude o si apre e regola in questa maniera l'afflusso del sangue all'organo. Allora, io vi dico queste cose, ovviamente vi dico le cose che importano di più, perché nessuno di voi in questo momento deve essere impegnato, dimenticate tutte queste sigle, che sono sigle di fattori di crescita e di differenziazione per le cellule, ma è giusto per darvi un'idea di quanto è appassionante lo studio della natura in generale, e come questo poi diventa assolutamente utile poi per l'applicazione alla patologia. E quindi alla fine di tutto, quando andate in un organismo adulto, vedete che
possiamo considerare almeno tre tipi diversi di vasi. Vedete il vaso arterioso, rosso, perché sono i vasi che partono dal cuore e quindi distribuiscono il sangue ossigenato, che come sapete è rosso. Quando però il parte dalle arterie, poi va ai piccoli vasi, cosiddetti capillari, qui escono i nutrienti, i globuli rossi cedono l'ossigeno che serve ai tessuti per sopravvivere e per in caso proliferare, e dopodiché il sangue viene raccolto dalle vene. Dall'altro lato, per i mammiferi più evoluti, c'è anche il cosiddetto sistema linfatico. Il sistema linfatico è molto importante anche nei tumori, perché è quello che promuove la maggior parte della disseminazione metastatica di cui abbiamo parlato prima. E vedete che in normali condizioni, in condizioni fisiologiche, il sistema linfatico serve per drenare i liquidi che escono, quindi la cosiddetta linfa, e per trasportare in circolo le cellule del nostro sistema immune, cioè di difesa. Perché dimostro tutto questo? Perché volevo sottolineare come questi diversi vasi si siano specializzati per questa funzione. E così, questo è soltanto per mostrarvi che potete anche vedere i vasi, se avete dei marcatori specifici, come vi dicevo, sono vasi che si sono specializzati. In questo caso si distinguono le arteriole, hanno un lume più piccolo proprio perché devono modulare il flusso ematico, ci sono le venule, dietro, per chi riesce a vederlo, questo grosso vaso è un vaso linfatico. Quindi abbiamo al momento tutta una serie di strumenti che ci permettono di identificare i diversi vasi e anche di capire come si sono sviluppati, correttamente, e quindi di passare in maniera molto efficace dalle condizioni fisiologiche alle condizioni patologiche. E qui è semplicemente, per esempio, per darvi un'idea della differenza dei diversi tipi vascolari, che quindi acquisiscono delle proprietà specifiche una volta che l'organismo si è sviluppato, quindi dal feto si è passato all'adulto, e come vedete, senza andare troppo nel dettaglio, le arterie che devono resistere al flusso ematico sviluppano molti strati di queste cellule di sostegno di cui vi dicevo prima, cosa che invece manca nelle vene, cioè hanno cellule di sostegno ma molto meno sviluppate, proprio perché il flusso ematico rallenta enormemente quando si passa dall'arteria, che è sottoposta alla pressione, alla vena, che invece raccoglie il sangue. Però vedete la bellezza, anche qui ci sono delle valvole che fanno sì che il sangue possa ritornare al cuore e non torni indietro, esattamente come i sistemi idraulici più semplici. E torniamo al nostro tumore. Quindi vediamo, che da tutta questa serie di studi che vi ho riassunto in poche parole, qui vedete di nuovo riassunto quando vi dicevo prima, quindi il tumore può cominciare, immaginate che queste cellule inizialmente normali, immaginate per esempio che questo, stiamo parlando della mucosa, per esempio dell'intestino, a un certo momento queste cellule non sono più capaci di riparare dei danni al loro DNA, quindi al loro cervello, e quindi cominciano a proliferare in maniera incontrollata. Proliferano, ma magari per tutta una serie di meccanismi anche di difesa che l'organismo mette in pista, non proliferano troppo e inizialmente sopravvivono così. E vi devo raccontare questa cosa che impressionò tutti in ricerca. Esiste un congresso annuale degli anatomopatologi americani, dove arrivano addirittura diverse migliaia di anatomopatologi, e decisero di fare uno studio che doveva raccogliere nell'arco di 3 anni tutta una serie di reperti dei tessuti delle persone, anche giovani, che morivano per incidente stradale, okay? O comunque per un qualche cosa che nulla doveva avere a che fare con i tumori. E quindi ci è voluto molto tempo, molti centri implicati, e lì presentarono a questo congresso i risultati. E i risultati furono assolutamente scioccanti, perché quello che si vide è che gran parte degli individui oltre i 50 anni, e quindi a voi ancora lo vedete come lontano, quando io parlo ai miei studenti all'università, ti dico, cosa vuoi che sia? Ma effettivamente, oltre i 50 anni, praticamente c'è una percentuale molto elevata di individui che hanno dei micronoduli. Cosa vuol dire? Vuol dire che moriranno di tumore? No, assolutamente, il nostro organismo è in grado di mantenerli sotto controllo. Tuttavia questi noduli sono per le donne soprattutto, notate che sto parlando di micronoduli, cioè siamo spesso a livello sotto il millimetro, cioè microscopiche, di cellule con qualche caratteristica cosiddetta di trasformazione, che vuol dire iniziale di
modificazione. E come dicevo, nelle donne nella mammella, negli uomini nella prostata e nella tiroide, e per una percentuale che andava raggiungeva anche il 40%. Quindi questo vi dice che il nostro organismo tende a formare questi noduli, che però possono essere innanzitutto non visibili, perché sono talmente microscopici che se non si va e si guarda in dettaglio non si possono vedere, e dall'altro lato però ci ha insegnato che evidentemente queste microstrutture non necessariamente sono sempre pericolose. Che cosa è però che succede a un certo momento in cui c'è quello che si dice lo switch, cioè queste cellule impazziscono di più? Succede che acquisiscono mutazioni in più, riescono a difendersi dal nostro sistema immune di difesa e cominciano a produrre dei fattori di crescita che, come vi dicevo prima, portano i vasi all'interno del cosiddetto stroma del tumore. Quindi, se ci pensate, è veramente un'entità malefica, perché mentre cresce dice all'organismo circostante ho bisogno di ossigeno, ho bisogno di nutrimento perché altrimenti potrei morire, e quindi induce i vasi che stanno lì vicino a produrre delle cosiddette gemme che entrano, e vedete che si formano nuovi tubi, proprio come nel feto quando si organizza il sistema vascolare. A questo punto comincia la cosiddetta invasione del tumore e via con la disseminazione, le cellule del tumore entrano nei vasi e, come abbiamo visto prima, vanno nei diversi organismi, nei diversi organi. Qui è semplicemente per riassumere quanto vi ho detto prima, quindi non dobbiamo andare troppo in dettaglio, volevo solo sottolineare che, come sempre in ricerca, si comprende molto la patologia quando abbiamo compreso i fenomeni fisiologici, che sono ovviamente relativamente più facili da studiare proprio perché sono normali, si ripetono, e quindi è possibile dallo studio dei meccanismi fisiologici trarre tutta una serie di informazioni importanti poi per andare ad intervenire a livello della patologia, in questo caso dei tumori. Ma come vorrei sottolineare, un'anomalia nella produzione di vasi può toccare anche molte altre patologie, che includono l'artrite, per esempio, quasi tutte le patologie proliferanti, diciamo la psoriasi, che è una malattia della pelle che dà desquamazione, anch'essa è fortemente legata a proliferazione vascolare, retinopatia diabetica, che purtroppo colpisce anche i giovani affetti da diabete, che porta un'iperproliferazione dei vasi nell'occhio e può portare a cecità. Questa cosa ve l'ho già detto, quindi lo studio dello sviluppo vascolare nell'embrione aiuta moltissimo poi la comprensione dell'angiogenesi. Angiogenesi deriva proprio da angio, che vuol dire vasogenesi, quindi la formazione di nuovi vasi, e abbiamo anche visto come i vasi si differenziano a seconda delle esigenze dell'organismo. Quindi all'inizio, diciamo, e dico all'inizio perché stiamo ancora lavorando molto su questo argomento, si vedeva come una possibile terapia risolutiva quella di tagliare i viveri al tumore, proprio perché, come abbiamo visto prima, le cellule non riescono a proliferare. Quindi si diceva, accipicchia, cioè questo è un intervento interessantissimo, perché mentre, come ben sapete, i tumori sono molto diversi tra di loro, addirittura anche la stessa tipologia di tumore, se prendete ad esempio il tumore della mammella, può avere delle caratteristiche diverse, quindi bisogna adattare il protocollo dei diversi farmaci a una tipologia o l'altra. In questo caso qui l'idea iniziale era, se noi tagliamo i viveri, li tagliamo a tutti i tipi di tumore, dal tumore del collo, il tumore del cervello, il tumore della mammella, eccetera. Quindi c'è stato moltissimo investimento in ricerca. In più non è esclusivo, cioè noi possiamo pensare a ridurre la vascolarizzazione del tumore e nello stesso tempo a colpire il tumore con la chemioterapia, le radiazioni. Purtroppo quando si parla di tumori si parla di guerra, ok? Dovete veramente immaginare di avere una guerra continua tra il nostro sistema di difesa naturale, gli interventi di tipo terapeutico dall'esterno e le risposte tumorali, cioè il tumore cerca sempre di sopravvivere, quindi di adattarsi ai diversi ai diversi interventi negativi su di lui. Quindi è veramente continuamente una botta e una risposta, ed è uno degli argomenti, da un lato ovviamente appassionanti per chi fa ricerca, ma estremamente difficili da affrontare da un punto di vista di cura.
L'altro aspetto, l'ultimo, non indifferente, è che colpendo le cellule dei vasi, i vasi sembravano, si pensava che fossero in fondo cellule normali, no? I vasi semplicemente rispondevano a un'entità che stava crescendo, ma il vaso doveva essere normale. E non erano cellule trasformate, quindi diverse come quelle del tumore. E questo direte, perché è vantaggioso? È teoricamente molto vantaggioso proprio per quello che vi ho appena detto, cioè il tumore è un'entità che continua ad adattarsi proprio perché è geneticamente instabile, il suo DNA si continua a modificare, quindi se voi gli create un ambiente sfavorevole succede che possono sopravvivere delle cellule che si sono adattate a questo ambiente e quindi poi riprendono a crescere continuamente, quindi il tumore ha dei comportamenti cosiddetti imprevedibili, e cosa che non dovevano fare le cellule dei vasi. E quindi che cosa è stato fatto in questi anni? E questo ve lo mostro soltanto come esempio di come si fa la ricerca, si è cominciato a dissezionare il fenomeno di formazione di nuovi vasi. Cosa vuol dire dissezionare? Vuol dire che se immaginate questo, un vaso vicino al tumore, se immaginate che qui ci sia il tumore, si è visto che questi vasi, e qui diamo ragione a Leonardo da Vinci, producevano delle gemme, cioè in questo caso spesso parlando di vasi si parla di albero vascolare, si parla anche di gemme, di proliferazione. Quindi che cosa succede? Succede che quello che si è visto, esiste la cosiddetta cellula leader. Questa cellula è la prima a partire dal vaso, è bellissimo, secondo me è bellissimo almeno questo concetto, perché questa cellula non si divide lei, ma conduce tutte le altre in maniera tale che le altre che si dividono cominciano a formare un nuovo vaso. Vedete? Quindi questa qui che emette tutte queste lunghe dita, queste che si chiamano filopodi, è quella che le conduce tutte. Dove le conduce? Viene attratta dai fattori di crescita prodotti dal tumore e quindi la attraggono e lei si tira dietro tutte le altre. Quando vi dico tira dietro, dovete immaginare tuttavia che ci sono dei meccanismi molto fini di quello che si chiama conversazione, di comunicazione tra le cellule, per cui sono stati ovviamente dissezionati, ma non è l'occasione oggi per dirveli nel dettaglio, per cui questa cellula dice alle altre seguitemi, e quindi vedete che piano piano si forma il lume è cruciale perché è lì che entra il sangue, e questa struttura penetrerà nel tumore, vado là nel muro, e comincia a diramarsi e a portare quindi il sangue che serve al tumore durante la sua proliferazione. Quindi vedete che ci sono diversi aspetti, per esempio il primo è che questa gemma per formarsi deve digerire, queste cellule devono riuscire a digerire le proteine della matrice attorno a questa formazione. Vedete quindi che si è pensato di bloccare la digestione, se io le tengo lì in prigione queste non riescono a uscire e quindi non riescono nemmeno a penetrare nello stroma del tumore. E questo è stato uno degli approcci terapeutici utilizzati. Dall'altro lato si è pensato di inibire, e questo è intuitivo, la proliferazione, questo sarebbe un fuso mitotico, una cellula che si sta dividendo in due, se io inibisco la crescita, la divisione delle cellule non si forma nemmeno il vaso, oppure vado a inibire la migrazione. E tutto questo ha portato all'identificazione di una serie di farmaci che effettivamente sono in grado di ridurre i vasi del tumore. E il primo in assoluto è stato un italiano che si chiama Napoleone Ferrara, è stato proposto per il Nobel, anche se ancora non l'ha avuto, e che purtroppo è emigrato, lui è un siciliano, faceva l'endocrinologo, e siccome in Sicilia non riusciva a trovare i fondi per fare la ricerca, è emigrato negli Stati Uniti, in particolare in California, dove inizialmente ha lavorato nell'Accademia, ma poi si è spostato alla Genentech, che è una company americana molto famosa, perché hanno prodotto diversi farmaci con tutte le tecnologie più avanzate di biologia molecolare. E che cosa ha fatto Napoleone? Napoleone ha identificato un fattore che ha chiamato VEGF, ve lo dico perché poi ho un video che vi spiega meglio. VEGF vuol dire Vascular Endothelial Growth Factor, il GR è sempre Growth Factor, VEGF, quindi Vascular Endothelial Growth Factor, e ovviamente anche i suoi recettori, cioè ha identificato e ha caratterizzato tutte le strade attraverso cui questo fattore di crescita prodotto dai tumori induceva la formazione di nuovi vasi. Era prodotto dai tumori e basta? No, guardate, qui per fare di nuovo, per sottolineare quello che vi dicevo prima, questo VEGF è stato prima identificato nel feto, ok?
Quindi di nuovo dalla fisiologia poi alla patologia, si è visto che lo stesso fattore era quello che poi veniva prodotto dalle cellule tumorali per produrre, diciamo, per indurre la formazione del sistema vascolare. E quindi che cosa si è fatto? Lui ha prodotto degli anticorpi che, come sapete, sono delle proteine molto grosse che non facevano altro che da trappola, ok? Legano ancora il fattore di crescita e lo bloccano. Immaginate proprio, non so, come quando voi chiudete il vostro motorino, ci sono quelle morse, voi andate lì, toc, e questi anticorpi bloccavano il fattore di crescita che quindi non era più in grado di legarsi alle cellule dei vasi. E da lì è nato tutta una serie poi di ricerche, quindi di nuovi farmaci, che oltre a fare questo bloccavano anche la segnalazione indotta da questo fattore di crescita, e qui li vedete in lista, nessuno di voi se le deve ricordare, ma l'aspetto interessante è che questo primo anticorpo, vedete, un monoclonale, è stato umanizzato, insomma, è stato molto elaborato, è costato un sacco di soldi purtroppo lo sviluppo di questo primo inibitore dell'angiogenesi tumorale, e poi si è passati alla cosiddetta clinica, quindi adesso è in uso nei pazienti. Tuttavia, diciamo che, come sottolineo anche dopo, i risultati non sono stati, come si dice, black and white, cioè bianchi e neri, cioè non siamo ancora arrivati, utilizzando questo tipo di approccio fino ad ora, arrivati a debellare il tumore. Cioè si riesce a ridurre la proliferazione del tumore, per esempio del colon, nella mammella, per motivi che ancora non capiamo, non è efficace e così via, quindi si è capito che la ricerca non era finita, cioè anzi bisognava investire di più per capire meglio, perché sicuramente abbiamo identificato altri fattori di crescita, sicuramente bisogna cercare di combinare, probabilmente di fare dei cocktail di fattori diversi in grado di inibire questo, un processo complesso come quello della formazione dei vasi. In più, che cosa si è visto? E questo ve lo mostro perché è veramente eclatante. Si è visto che, come i vasi nell'embrione si sviluppano e si adattano alle esigenze dell'organismo, abbiamo visto arterie, vene, linfatici e così via, così succede anche nel tumore. E guardate a sinistra di nuovo questa è una situazione normale. Mi sentite così? Sì, quindi posso stare un po' più distante. Vedete una situazione normale, arteriole, di nuovo capillari, venule e così via. Andate nel tumore e che cosa trovate? Trovate l'assoluta anarchia. Vedete come i vasi hanno un lume completamente diverso? C'è una continua formazione di quelle gemme, di quelli cosiddetti in inglese sprouting, è come proprio un albero che non riesce ad avere la sua gerarchia normale, ramo grosso, ramo piccolo, eccetera. Qui è completamente alterato. In più questi vasi qui sono molto permeabili, esso è liquido, il tumore fa edema, quindi forte compressione. E quindi si è capito che effettivamente inibire i vasi normali era diverso che inibire i vasi del tumore. Quindi dobbiamo ancora lavorare e studiare meglio per capire come fare per essere più efficaci. Inoltre, se voi guardate il vaso dall'interno, queste qui a sinistra, di nuovo il vaso normale, vedete queste cellule, questa è una microscopia a scansione, questa è una cellula endoteliale e guardate la meraviglia, queste cellule in condizione normale formano un pavimento che assomiglia molto al pavimento del vostro bagno se avete le mattonelle, quindi molto strette l'una all'altra, è un pavimento assolutamente inscalfibile, perfetto, il sangue scorre, non ci sono reazioni, ma guardate cosa succede all'interno dei vasi del tumore, vedete che queste sono cellule endoteliali che si sono retratte, lasciano dei buchi e questi buchi sono estremamente vantaggiosi per il tumore perché le cellule tumorali si affacciano al buco, entrano in circolo e come abbiamo visto sono in grado di metastatizzare. Quindi voi direte a Cipicchia non c'è speranza, no, la speranza c'è sempre. Ed infatti si sta lavorando anche per arrivare a normalizzare i vasi del tumore, inizialmente almeno, per cercare in questa maniera di avere una perfusione ottimale e quindi di ricondurre questi vasi così anomali a una situazione normale e indurne poi la regressione in maniera più efficace. Vi sto dicendo questo perché la ricerca non è mai breve. E la natura è estremamente complessa, sicuramente molto più complessa della nostra immediata capacità di comprensione. E la bellezza della ricerca, e ve lo dico con tutto il mio cuore, è proprio il fatto che diventate degli Indiana Jones. Cioè voi andate a scoprire dei mondi e una maniera di
diciamo, acquisito una maniera di vedere il fenomeno naturale che è assolutamente rivoluzionaria, è nuova, dovete continuare a pensare diversamente. Faccio una breve introduzione perché voi siete giovani, voi siete veramente la speranza per tutti noi. E quindi dovete immaginare, per esempio, mi ricordo una ricercatrice famosissima che si chiama Barbara McClintock, che vinse il premio Nobel, peccato che gli era andato 80 anni, credo perché era donna, ed è vero questo, ma comunque questa ricercatrice cosa faceva? Quando non capiva più niente andava a farsi una bella passeggiata, stava via 2 giorni, lasciava sedimentare, doveva, proprio l'ha scritto nella sua biografia, doveva lasciar sedimentare tutti i preconcetti, i pregiudizi, la maniera normale di ragionare, e bisogna sempre cercare di inventare qualcosa di diverso, di modificare tutte le carte in tavola per riorganizzarle in maniera diversa. Quindi questo mestiere è fatto sicuramente da persone molto determinate, anche noioso, gli esperimenti vanno ripetuti tante volte, spesso è uguale, e soprattutto persone che riescono a pensare in maniera diversa, a riuscire a vedere quello che gli altri non vedono. E ovviamente il vedere quello che gli altri non vedono però deriva da una forte e robusta preparazione, cioè non è difficile che uno arrivi lì e abbia un'idea se non ha dietro le spalle anche la conoscenza del sistema. Quindi vedete che, come volevo sottolineare prima, non siamo ancora arrivati a sconfiggere completamente il tumore attraverso questo tipo di terapia. Ci sono dei problemi che tra l'altro sono venuti fuori e nel video che vi mostro dovrebbe essere ancora più evidente. Uno purtroppo è che, ok, cioè voi date per esempio questo bevacizumab, questo anticorpo di cui vi parlavo prima, che costa tra l'altro molto, i vasi regrediscono, il tumore si restringe, però se voi inibite la terapia, a quel punto lì i vasi si riformano immediatamente, e come vedrete nel video, che è un video ovviamente fatto schematicamente, anche questo è un fenomeno che non si conosceva all'inizio, perché immaginate che quando il vaso torna indietro, avete interrotto la terapia, il vaso regredisce, lascia il sentiero, cioè quello che vengono chiamati i fantasmi, cioè come se lasciasse il guscio, ok? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che poi nel momento in cui la terapia durante la terapia il vaso regredisce, nel momento in cui la terapia si interrompe, i vasi nuovi che si formano trovano il sentiero già fatto e quindi ritornano e si riformano a una velocità molto maggiore che non i primi vasi. L'altro aspetto importante, la resistenza, questo perché non sempre si è riusciti, vi ho detto il tumore alla mammella ad esempio non risponde a questo inibitore, se ne stanno provando degli altri che sembrano dare però degli effetti molto migliori. Un altro aspetto è che, come vi dicevo, può anche succedere che si selezionino delle cellule che sono resistenti alla mancanza, sono come delle cellule, diciamo, estremamente forti, l'Ercole della situazione, che quindi è in grado di resistere anche al poco ossigeno, al poco nutrimento, e magari sono in grado di far ripartire tutto il fenomeno. E quindi abbiamo anche parlato della cosiddetta normalizzazione dei vasi. Ok, questo ve l'ho accennato prima, non vorrei annoiarvi oltre tempo, qui c'è tutta una lista comunque di altre patologie che potrebbero beneficiare da questo, e poi vorrei entrare in un argomento che è relato a quanto vi ho detto fino adesso, ma che riguarda la ricerca più in generale, e cioè vediamo un attimo modelli preclinici di malattia, come si studia un farmaco, per esempio abbiamo visto i farmaci antiangiogenesi, e che cosa si può fare, che cosa si deve fare per migliorare. Allora, vedete che questo qui è un percorso tipico. Facciamo che voi entrate in un laboratorio, avete identificato un nuovo fattore di crescita per i vasi, no? Può essere uno nuovo, eccetera. Siete assolutamente entusiasti e cercate un inibitore. E facciamo che avete trovato un anticorpo, ma potreste anche avere, insieme ad altri, ovviamente la ricerca non si fa mai da soli all'interno di un laboratorio soli, c'è un'equipe, ci sono varie collaborazioni, siamo tutti in contatto col mondo, cioè ma inevitabilmente, perché tutti vanno avanti e quindi ognuno deve trarre profitto dalle competenze degli altri. Quindi siete lì felici, siete già lì che spazzolavi, siete comprati il frac per andare a Stoccolma a prendere il Nobel, però vi dicono niente Nobel, è quello che è stato detto a Napoleone Ferrari, niente Nobel fino a che non ci fai vedere che le cose funzionano veramente sull'uomo. Allora siamo qua e che cosa dite? Ok, l'ideale è quello di
trovare dei composti chimici. Perché? Perché il composto chimico si può prendere per bocca o si può infondere, è molto più facile da utilizzare che non un composto ricombinante, questo in senso generale. E quindi vi mettete d'accordo, fate una collaborazione con i chimici, i quali modellano degli inibitori chimici contro il vostro fattore di crescita. Se non ce la si fa, se sono instabili, ovviamente potete usare anche degli anticorpi, però diciamo che questa è la prassi classica. Poi dovrete, il chimico ve ne produce, facciamo 1000, come fate? Cioè non è che potete dare a 1000 pazienti questi farmaci, ovviamente. Oltretutto molti di questi possono avere una fortissima tossicità. E quindi che cosa fate all'inizio? Provate sulle cellule, non andate su modelli animali ovviamente, perché dovete assolutamente, questa è la cosa che volevo sottolineare, non è etico passare sugli animali immediatamente se non si hanno tutta una grossa serie di competenze che permettono di filtrare i farmaci più utili o i chemical più utili. E quindi utilizzate delle cellule, utilizzerete delle cellule tumorali, ci sono cellule tumorali di tipi diversi, ma addirittura si possono usare le cellule dello stesso paziente, ok, per esempio. Quindi le mettete in quello che noi diciamo in cultura e quindi fate i primi screening. Questo vi permette di ridurre di molto, cioè quindi magari da 1000 arrivate ad avere qualche decina di farmaci utili. A quel punto lì però non potete passare all'uomo. Perché non si può passare immediatamente all'uomo? Perché potreste avere, immaginate, dalla cellula in cultura, che è su un milione di cultura, chi di voi verrà qui a lavorare in laboratorio capirà subito cos'è, non potete saltare all'uomo, perché potreste avere degli effetti tossici che non potete vedere sulle cellule. E poi perché, l'abbiamo visto prima, la struttura del tumore è così complessa che non si può riassumere semplicemente lavorando su una linea cellulare che magari deriva tutta da una singola cellula. Quindi ci vogliono dei modelli animali e vi ho fatto vedere per esempio la possibilità di lavorare su dei pesciolini, ma alla fine e purtroppo dovete finire sui topi. Perché i topi? Perché i topi, per esempio, esistono dei topini che si chiamano topi nudi, che non hanno sistema immunitario e quindi permettono di impiantare il tumore umano nel topo. Il topo soffre, non soffre per quello che, cioè per l'iniezione delle cellule, però ovviamente avrà gli stessi problemi che ha l'uomo portatore di tumore, ok? Il tumore cresce, quindi sicuramente gli dà fastidio. Quindi alla fine, dopo tutti questi filtri, adesso lo vedremo, si deve passare ai topini, quindi pesci, rane, mosche, come vedrete c'è una fortissima attività ad usare altri modelli animali che non siano i mammiferi, ma però la normativa europea adesso richiede che i farmaci vengano testati sui topini. Dai topini vedete che dovete guardare che non ci sia una tossicità di questi farmaci, dovete verificare che effettivamente siano efficaci e quindi passate all'uomo. Allora, tutto questo tra l'altro ha anche un ritorno, perché? Perché molti di voi, o come vi dicevo prima, sanno, chi di voi magari ha avuto occasione di vivere vicino a pazienti con tumore, un punto chiave della storia è che spesso sui tumori bisogna adattare il cosiddetto protocollo terapeutico. E perché? Esattamente per quello che dicevo prima, cioè le cellule tumorali cambiano, quindi magari avete un paziente che risponde benissimo al primo protocollo, però passa un anno e c'è la cosiddetta ricaduta, ok? Il tumore si riforma. Che cosa è successo? È successo che si sono selezionate delle cellule che non rispondono più a quella terapia, quindi bisogna riadattare il protocollo. Oppure voi avete per esempio pazienti con un tumore della mammella e vedete che di queste pazienti a quelle nuove terapie risponde soltanto il 20%. Ma quando lo vedete? Quando le avete già trattate 100? Ok? Quindi è sicuramente sbagliato trattare l'80% con dei farmaci che non servono. Allora voi direte, come facciamo? Come facciamo se non proviamo prima se servono o non servono? E qui di nuovo ci viene in aiuto il nostro topino. E devo dire che c'era una pubblicità, secondo me, azzeccatissima, che diceva, si vedeva il topino, e il topino diceva, ho salvato più vite io che qualunque medico qui davanti. Ed è vero. Perché che cosa succede? Cosa si fa oggi? Si prendono le cellule del paziente, di quel paziente in ricaduta o all'inizio, si impiantano nel topino, e quindi si tratta il topino, è come se voi aveste un altro alter ego, ok? Ovviamente avete più di uno, avete un alter ego in cui voi impiantate le cellule del vostro tumore, vostro ovviamente non è vostro, no? Cioè lo dico per dire, per coinvolgervi, voi impiantate queste cellule e quindi invece di trattare il paziente trattate i topolini e vedete qual è il protocollo a cui quel tumore risponde meglio.
Lo stanno facendo? Sì. Hanno dei risultati? Sì. E ve lo dico con tutto l'entusiasmo del mondo, perché ci sono tumori gravi come il tumore del polmone, che spesso quando viene diagnosticato ha una sopravvivenza, se no di qualche mese. Adesso si è visto che con questo sistema, cioè identificando la cura migliore, quindi anche intuitivo, questi pazienti sono andati avanti oltre un anno e mezzo, ma soprattutto con una qualità di vita molto migliore, perché il tumore si restringeva e così via. Abbiamo sconfitto il tumore? Non ancora, però sicuramente queste cose sono fondamentali e dobbiamo essere grati ai topi, perché effettivamente ci hanno dato una mano nel capire meglio come fare a curare gli umani. E qui vedete, ve lo mostro, perché vi sto mostrando queste cose? Vi giuro, non per annoiarvi, ma perché c'è, come sapete, in atto una grossa discussione sull'uso degli animali, e credo che tutti voi amiate i cani, i gatti e così via, e quindi tutti vedono queste immagini assolutamente improprie di come vengono trattati gli animali. E prima di arrivare a questo punto vorrei dire che esiste una normativa europea molto precisa a cui noi tutti ci atteniamo, per cui all'inizio dell'anno dobbiamo dire quanti topi abbiamo bisogno. Questo vale per i topi, per i pesci, per le mosche e per le rane, ok? Voi dovete dimostrare che anche la vostra larva di pesce non soffre, ok? Se non necessariamente. Quindi la normativa europea è molto restrittiva in questo caso, ci sono degli ispettori che arrivano senza preavviso per vedere che noi rispettiamo le norme, e qui è sempre andata benissimo, e ovviamente dovete giustificare. E dovete giustificare anche quando non è possibile usare niente di alternativo. Io trovo tutto questo assolutamente etico. Etico. Gli animali non sono provette, non sono reagenti, non sono esseri, sono dei mammiferi, sono degli esseri viventi. Quindi il rispetto è importante. Ve lo dico perché siete giovani, siete studenti, quindi tutto questo fa parte di una disciplina etica che per un ricercatore è importante. Ma chi sono, quali sono gli animali che ci aiutano di più? Come vi dicevo, sono topini, ratti meno e forse altri roditori, ma fondamentalmente questi sono gli animali, vedete che coprono il 92,45% degli animali utilizzati in ricerca. Gli uccelli soprattutto per la ricerca sulla viaria, ok, sulla influenza, eccetera. Pesci, il numero di pesci in ricerca adesso sta aumentando moltissimo. Anfibi e rettili, anche qui c'è lo Xenopus che viene molto utilizzato, quindi anche qui in istituto abbiamo pesci e rettili. Maialini, perché i maialini? Perché servono purtroppo per le ricerche, dico purtroppo per loro, sul cardiovascolare. Il sistema cardiaco e dei vasi sto andando un po' fuori tempo. Va bene? Beh, quando siete stufi fate finta di dormire, così io capisco. Ok, quindi maialini. E quindi in realtà invece dei cani, adesso chi lavora sui bypass, sugli stent, sapete che adesso c'è stato un crollo della mortalità delle malattie cardiovascolari, che vuol dire infarto, vuol dire ictus, eccetera, che voi so che a voi non siete interessati perché siete giovani, ma però diciamo che prima uccideva il 40% delle morti era a causa delle malattie cardiovascolari, quindi di più per quello, e i maialini vengono usati molto per questo. Bovini, occhini, volevo sottolineare, i gatti non si usano assolutamente più, quindi tranquillizzatevi se avete i gatti, io ne ho tre, quindi. E cani, anch'essi inizialmente, ma credo che anche qui si andrà praticamente a non usarli più, di nuovo per i problemi chirurgici cardiovascolari. Tutte queste procedure richiedono assolutamente l'anestesia, quindi onestamente io non capisco su che base viene detto che gli animali non sono anestetizzati, questo è assolutamente non vero. Allora, che cosa ci impone giustamente, dico, sottolineo giustamente, la comunità europea, la comunità, è la cosiddetta riduzione. Infatti vedete che nel tempo si continua a ridurre sempre di più l'uso di animali mammiferi, quindi topini ad esempio. Possiamo fare di più, e qui ho pensato di, e poi ho praticamente finito, di introdurvi molto velocemente a nuove strategie. Perché cerchiamo nuove strategie? Come vi ho detto, non è bello lavorare su un topino. Un topino in fondo non ci piace, in più costa una quantità di soldi enorme, perché sono ceppi selezionati
identificati, devono essere mantenuti in aria condizionata, cibi controllati, in condizioni assolutamente ottimali, perché altrimenti non potete interpretare i vostri dati. Quindi tutto questo costa tantissimo. Quindi a questo punto è nell'interesse di tutti di ridurre l'uso di questo tipo di animali. E allora si cerca di passare ad animali meno, diciamo, avanzati evolutivamente. E uno di questi che adesso si usa molto è questo verme, che si chiama Cernorhabditis elegans. E si sono stati vinti dei Nobel su questo, perché è un verme fatto di poche cellule, ma dove molti meccanismi molecolari, pensate alla meraviglia di queste cose, la natura, tutto quello che funziona l'ha applicato a diverse specie animali e quindi ha mantenuto, scusate, gli stessi meccanismi molecolari. Quindi è ovvio che è più facile studiare un verme. In più il verme lo si può modificare geneticamente e quindi utilizzando questo modello si sono identificate una serie di processi importanti nell'invecchiamento e così via. Il Cernorhabditis elegans poi, che fu introdotto molto prima da un ricercatore che ha vinto il Nobel, che si chiama Brenner, divenne popolarissimo quando successe questo incidente, che vedete nel febbraio del 2003, forse voi ve lo ricordate, partì la navicella e scoppiò in cielo, no? Con lo sconcerto di tutti. Ma che cosa successe? Successe che, che quando andarono là a recuperare tutti i pezzi di questa navicella, scoprirono che, notate che esiste l'Agenzia Spaziale Internazionale Americana e anche italiana, e quindi cosa potete fare? Potete nelle scatolette mettere, magari in questo caso avevano messo i vermi Cernorhabditis elegans, o mettete delle cellule, per vedere cosa succede in assenza di gravità. Queste sono ricerche importanti per gli astronauti e così via. Ma l'aspetto interessante è che, nonostante tutto quello che era successo, il nostro verme stava bello, senza alcun problema. E quindi questo ha richiamato moltissimi interesse, perché evidentemente aveva dei meccanismi di resistenza molto utili da studiare, e quindi piano piano è diventato uno dei modelli più utilizzati per le spedizioni sullo spazio. Volevo anche dire questo ve lo presento perché è troppo simpatico. Questo è stato il primo scimpanzé, come sapete sono gli animali, guardate, simpaticissimo, ha vissuto fino a 40 anni, quindi state tranquilli, non gli è successo niente, eccetera, ed è stato il primo che fu mandato nello spazio. Aveva tutti i suoi giochi da fare, le cose, era forse un po' solo all'inizio, però diciamo che normalmente si sono usati i primati. Questo qui è il vermino, giusto per farvelo conoscere, è veramente microscopico e ci sta aiutando moltissimo a capire. Voi direte, questo verme non ha sistema vascolare, cosa le interessa a lei? Ma è bellissimo, perché la maniera con cui i nervi di questo verme si allungano, si diramano, eccetera, segue gli stessi meccanismi che stanno seguendo i vasi. Queste sono le, vado veloce perché sono un po' in ritardo, le persone che hanno lavorato, sono 3 premi Nobel utilizzando questo modello. L'ultimo, un secondo, è stata un po' lunga ma mi appassiona, poi finisce che non riesco a smettere, vi prometto, sono solo 2 diapositive. Questo è bellissimo, questo è nuovo ed è stato un gruppo italiano che l'ha identificato. Guardate la bellezza, questo è un nuovo pesciolino, la bellezza della storia. Questo qui si chiama, un nome molto apparentemente altisonante, Notobranchius frugzeri. E che, perché ci interessa? Perché vedete, questo qui vive in questa area, zona dell'Africa. E questo per dirvi come bisogna avere sempre la testa aperta a tutto. E questo qui è interessantissimo perché, come vedete, può vivere in delle zone dove quando piove si formano allagamenti enormi, eccetera, ma ci sono anche dei lunghissimi periodi di siccità. E quindi questo gruppo di ricercatori ha osservato questo fenomeno, perché questo pesciolino è un pesciolino che depone delle uova che resistono ai periodi di siccità, che durano anche fino a 10 mesi, ok? Quindi queste uova sono lì. Però poi cosa succede? Che quando piove, a quel punto lì questo pesce deve svilupparsi super velocemente, accoppiarsi e di nuovo lasciare le uova. Allora, se voi ci pensate, cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo pescino ha una vita di solo 2 mesi e quindi deve andare velocissimo. Considerate che, non so, lo zebrafish invece si deve andare, hanno delle vite prima di diventare fertili anche di un anno, ok? Quindi è molto più lungo il tempo. Quindi qui avete davanti un modello fantastico, perché avete un pesciolino che nasce
va alla maturità, si riproduce, invecchia e muore. Okay? Quindi tutto questo permette di fare degli studi interessantissimi sui processi di invecchiamento, perché avete un modello che potete studiare in tempi brevi. Ma non è finita, questi ricercatori, sempre andando in giro in Africa, hanno visto che c'era un cugino di questo pesce che invece di stare in quella regione stava in una regione contigua, dove invece di avere soltanto 2 mesi di pioggia ne avevano 6. Okay? Quindi quello lì aveva una vita, un arco di vita più lungo, ed era suo cugino, quindi molto simile. E allora che cosa potete fare? Oggi potete andare a sequenziare tutto il DNA dell'uno e dell'altro, vedere i geni che sono espressi da quello che vive di più rispetto a quello che invece invecchia velocemente, e tirate fuori delle molecole di grandissimo interesse per comprendere i meccanismi dell'invecchiamento, che sono poi strettamente legati alla produzione dei tumori. Quindi vedete che da un lato c'è questa ricerca continua di modelli accessibili, ma dall'altro di nuovo teste fresche per cercare di capire. E io credo che sono partite per l'Africa, l'Australia, questi posti dove avete dei modelli incredibili per capire meglio i meccanismi biologici. Quindi questo è solo per mostrarvi come i lavori in cui si stanno usando sistemi diversi dai topi stanno sempre di più aumentando, e con questo vi finisco.